qua. No, devo fare la cosa. Bene. Allora, buongiorno a tutti. Continuiamo approfondimento e anche prosecuzione, diciamo, recupero, diciamo, per chi non ha più sentito quando era online la volta scorsa. Cimabue, il maestro di Giotto, e poi inseriamo anche Coppo di Marco Valdo, che taluni ritengono che abbia dato degli spunti a Cimabue e quindi che sia probabilmente un maestro di Cimabue, no? La cosa da, cioè, qui vi sto facendo vedere la cosa della volta scorsa, non aggiornata con la data, ma mi dovreste ricordare fin dove eravate arrivati, se ve lo ricordate, oppure vado avanti io così veloce, vediamo un po'. Sì, il crocifisso di Arezzo, l'avevate fatto, ecco lì, Aspetta. sì. Sì, l'abbiamo. Questo sì. Sì, poi vabbè, questo è il crocifisso di Assisi, ma questo non è di Cimabue, è di Giunta Pisano, che è un altro da cui Cimabue ha preso spunti e l'avevamo visto come confronto, diciamo, con l'altro. Poi questa è la maestà di Cimabue del 1280 a Louvre, però che lui l'aveva fatta per. Boh, non mi ricordo se Santa Maria o Novella, insomma, per dei committenti lì dalle parti di Firenze. Poi l'avevamo visto anche questa Vergine col bambino, che è una piccola Cristo deriso, mi c'ero un po' dilungato perché la Vergine col bambino, l'ultima che abbiamo visto, è questa, e una terza, cioè la Flagellazione. Sono forse la composizione di predelle che ne manca una quarta, se non altre due. Eravamo arrivati qui, penso. Sì, oltre no, la Sì. flagellazione non l'avete vista? Abbiamo fatto anche Santa Maria dei Servi e la Madonna sul trono per me. Ah sì, è vero. Quindi la flagellazione, Santa Maria dei Servi è questa. Che poi è ancora questa, perché lì era la prima foto che avevo trovato ed era una foto proprio del quadro, cioè dell'ambiente. Questa Sì. invece è la rappresentazione. Questa l'avevamo fatta, no? Sì, L'ultima infatti. Sì. cena, ne avevamo Anche. parlato, Sì. anche questa è una piccola, Anche la cena. sì, è piccola, 20x25 così, centimetri. E vabbè, l'avevamo commentata. Poi questa è particolare perché c'è questo dettaglio dell'angelo e quella completa è questa grande qui, in cui l'angelo è questa parte qua, no? Con San Francesco d'Assisi che si capisce che lui, a parte il sario, per le stimmate, ai piedi, alle mani e per la ferita al costato. Quindi questa si trova nella chiesa sempre ad Assisi, quella bassa, mi sembra di ricordare, ed è un esempio di quello che è stata la committenza fatta a Cimabue da parte dell'ordine dei Francescani, che era stato costituito ovviamente qualche anno prima, ma che aveva preso subito rapidamente un grande peso e impatto all'interno della Chiesa. No? Infatti, durante la vita di Cimabue, a un certo punto, un francescano diventa anche Papa, Niccolò IV, che gli fa avere anche tutte queste committenze. La cosa importante da tenere presente delle committenze è che quando facevano contratti per le varie opere, i committenti dettagliavano cosa volevano e anche lo stile con cui lo volevano. Per cui, ecco perché diciamo, non c'è immediatamente l'espressione dell'artista così come vuole lui, come modernamente intesa, no? Ma l'artista fa le cose che gli dicono di fare,
E poi ovviamente ci mette lui qualcosa, ma può metterlo nei dettagli, nell'abilità con cui prepara le cose, ma non certo nella... insomma, ha dei binari stretti, ha dei vincoli stretti. La Trinità l'abbiamo vista e commentata, o avete perso proprio questa? Questa se non l'avevamo vista però. Direi che da qui che ci siamo Sì. disconnessi, da qui sì. Quindi, ok, allora Sì. Sì, da qui. Chiedo la Trinità, questo scusa, sì, prego. prima di l'ultima della la Madonna sul trono, non è il fondo oro, è forse una delle poche? Non ho capito, non è? E poi? Che Non poi? ha il fondo oro, Ah, o sì. sbaglio? Certo. Perché questo è una frescola, sì, non è, infatti non è una composizione allo stile bizantino, ecco, questo che volevo dire. Cimabue, o meglio, Lascia perdere, prima. No, cosa lascio perdere? scusa, scusa. Appunto. Stavo dicendo che quando abbiamo fatto la discussione, la conferenza su Giotto, ho attribuito a Giotto la rottura, no? Nel senso che ha introdotto il naturalismo, la rottura con lo stile italo-bizantino. In realtà, Giotto è strettamente un allievo di Cimabue e Cimabue aveva cominciato lui stesso a rompere con la tradizione. E la cosa è abbastanza complessa perché non è un motto proprio di Cimabue, ma è rispettare la committenza che gli arrivava dai francescani e anche dai domenicani. Tutti e due gli ordini sono stati, cioè Cimabue ha fatto opere per tutti e due, no? Solo che non ci sono rimaste molte quelle dei domenicani, mentre queste dei francescani ci sono rimaste, cioè ci sono di più, diciamo. E cosa avevano di caratteristico, soprattutto i francescani, ma anche i domenicani? Il richiamo allo stile che arrivava dalla Francia, gotico. E quindi l'idea dello stile gotico è quello che permette a Cimabue di rompere in parte la tradizione. Ecco perché c'è lo sfondo che è scuro. Però attenzione. L'altra cosa è questa, noi lo vediamo scuro, quindi bisogna sempre mettere in conto la relatività del tempo. Noi lo vediamo scuro e uno dice, l'ha voluto fare così scuro? No, non l'ha voluto fare così scuro lui. Lui l'aveva fatto chiaro perché aveva usato per rendere luminosa e a seconda della gradazione di come arrivava la luce diurna, la luce del sole, no? Cambiava durante il giorno. Tramite quella che noi chiamiamo bianca, no? Il bianco di piombo. No? Solo che c'è un fatto, durante i secoli la bianca, il bianco di piombo si ossida e ossidandosi assorbe luce, quindi diventa nero, invece che rifletterla ed essere bianco. No? E quindi noi stiamo vedendo tutto quello sfondo nero, però giustamente non è oro, nel senso che non è stato fatto lo sfondo oro stile bizantino. Ma è stato fatto uno sfondo molto luminoso, chiaro, bianco, diciamo, che però i contemporanei potevano vederlo e noi no. Non so se... E per questo, diciamo, qui lo stile riflette sempre quella parte bizantina, ma ormai sta entrando anche la parte gotica. Infatti le espressioni dei visi sono molto più curate, vi ho fatto vedere il dettaglio dell'angelo, che è incredibilmente un'opera moderna, no? Se la guardiamo, non ha niente della rigidità delle figure bizantine, no? È proprio espressiva di per sé. Ecco, Ok, grazie. sì. Quindi la maestà che sta nella Santissima Trinità, no? 1283-1291, qui si vede la ricchezza dello stile italo-bizantino che è rispettato tutto, no? Nel senso che la Madonna è su un trono, però il trono ovviamente cerca di essere messo in risalto come un volumico, cioè come spaziale, no? E allora ci sono quelle incurvature, soprattutto ai piedi,
della Madonna e poi quella visione quasi prospettica del trono angolato, diciamo, anche se qui è proprio di fronte. La Madonna che ha la testa reclinata verso il bambino, però guarda noi, quindi è la posizione tipica bizantina, con il gesto che mostra la via, quello che viene chiamato Odo Getra, no? Quella posizione che era rinomata da tutte le icone bizantine che erano esistite prima e che continuano ad esistere. Inoltre qui gli angeli sono disposti, sì, a contorno, diciamo, però mentre in altre precedenti erano proprio messe lì, qui c'è una specie di distanza spaziale tra una figura e l'altra, no? Quindi si incomincia a intravedere una profondità limitata, però comincia ad esserci. E quindi c'è questa rottura dello schema bizantino perché si fa vedere elementi prospettici ancora, cioè ancora non completi, non pieni, perché non poteva fare un'opera, come dire, realistica, perché non l'avrebbero riconosciuta, no? Come committenza. E allora ha introdotto degli elementi e, come tutte le cose, sono state fatte delle mutazioni lente. L'altro aspetto che mantiene la tradizione è che i visi degli angeli sono tutti quasi uguali, no? Non hanno una personalità. Invece chi ha personalità sono i quattro profeti in basso. I quattro profeti in basso sono interessanti e particolari perché due stanno guardando verso il trono e quindi formano una figura che è come una figura nascosta, ma che risalta, c'è cioè un triangolo. Quindi ecco perché la presenza della. Beh, il triangolo rappresenta la divinità, no? Rappresenta Dio, quindi c'è anche la presenza di una delle tre persone della Trinità, no? Oltre alla seconda, e poi la terza è lo Spirito Santo, che vabbè, adesso qui non saprei dove vederlo. E gli altri due, invece, in parte si stanno guardando reciprocamente. E questo caratterizza le quattro figure. Le quattro figure ci sono perché nei glifi che loro hanno tra le mani, quelle pergamene, ci sono in parte le scritte che si trovano nella Bibbia, in quanto come profeti questo è Geremia e questo è Isaia, quindi quella a sinistra, alla nostra sinistra che guarda in alto, con la barba lunga, è Geremia. Quello a destra, che anche lui guarda in alto, è Isaia. E loro, nelle loro profezie, hanno parlato dell'arrivo appunto del Messia, no? E quindi ci sono perché ci sono loro nel quadro perché hanno testimoniato con una profezia questa situazione che è rappresentata sul trono. Invece gli altri due, anche loro sono legati alla tradizione con il Cristo. E sui loro cartigli, diciamo, ci sono i punti in cui c'è, in questo caso, non la profezia che arriverà, ma la rivendicazione di essere loro i capostipiti, perché il primo qui a sinistra è Abramo, il secondo è Davide. Davide è diretto, diciamo, la Madonna discende direttamente da Davide, quindi Gesù Cristo anche, no? E Abramo perché è il capostipite di tutti gli ebrei, no? Quindi, e allora loro sono proprio, come dire, la loro testimonianza è più interessata, è diretta, no? Poi, come vedete, la rappresentazione tipica della Madonna per quanto riguarda la figura bizantina, no? Il fatto di avere il mantello e poi il maforio rosso, il rosso sta il mantello qui sembra nero, però è, diciamo, è sul blu, no? E il blu e il rosso erano più il bianco, ma qui si vede solo il blu e il rosso, erano i colori della divinità, no? E il maforio rosso indica la passione, che in questo caso anche il bambino ha una veste rossa, proprio per ricordare la passione, ed è in posizione regale. Ah, ho sbagliato. Ecco. E dicevo, è in posizione regale perché sta,
dando la benedizione, no? Quindi ha la mano atteggiata a segno di benedizione e possiede un rotolo che, vabbè, qui non saprei proprio cos'è, però in altri, quando vedremo il Colpo di Marco Covaldo è il libro della legge. Vabbè, qui penso che sia qualcosa del genere. Ecco. Se avete domande, ecco, volevo dire, mentre quando siamo in presenza è un po' più istituzionale, adesso che siamo online potete tranquillamente intervenire, così mi date anche l'occasione di chiarire punti che ho perso di mente o altre curiosità, insomma. Quindi siamo più, è meno, è più informe, diciamo, il meccanismo, ok? Quindi, qui c'è il dettaglio di Abramo. Oh, non volevo uscire. È un po' difficile riuscire a capire. Semi, eh sì, semi, il seme, il mio seme come dire, si diffonderà. Infatti la numerosità della discendenza è il patto, diciamo, tra lui e Dio, no? Infatti, Abramo è quello che stava per sacrificare il figlio Isacco, no? E poi viene fermato dall'angelo perché Dio, è soddisfatto del grado di ubbidienza che ha dimostrato, no? E allora a quel punto gli dà come patto che la sua discendenza non avrà mai figli. Ecco, mi scusi, Sì. ma la maestà della Santissima Trinità è sempre Assisi? No, no, qui mi cogliete su questo punto. No, non è ad Assisi, però dovrei ricordarmi dov'è. Vado ancora a vedere dov'è. No, eventualmente lo vado a cercare su internet. Sì, beh, anch'io No, sto facendo la stessa sì, cosa, quindi appunto. ve lo dico. No, no. Ecco, Ok. si trova nella chiesa di San Francesco. No, ma questa è un'altra, ci sono troppe. Ecco. Vediamo se è questa, no? Neppure questa. Santa Trinità è una chiesa a Firenze, però Io a Firenze, no, io la trovo agli Uffizi, vabbè, la do agli ho Uffizi, detto ma però, sì. fatemi finire, originariamente era stata dipinta per essere nella chiesa, però adesso si trova nella Galleria degli Uffizi, perché è stata tolta da lì e messa là. Grazie. Bene. Questo è un dettaglio del crocifisso di Santa Croce e si vede Giovanni che con la testa reclinata ed è la parte destra per noi a destra, però per la croce a sinistra, cioè a destra per la croce c'è la Madonna e a sinistra c'è San Giovanni no, San Giovanni Evangelista. Posso chiedere Sì. questo? Sì. Cioè, non ricordo molto bene le pieghe dei vestiti di Giotto, ma mi sembra che Cimabue, cioè, esageri con questi, esageri, cioè, è una sua caratteristica. So, è molto pieno Beh, allora, di pieghe, molto diritte, molto dure, sì, la o no? rigidità, sì, infatti diciamo non seguono in modo realistico come sarebbe drappeggiato, no? A parte questa qui. Questa invece è proprio un drappeggio tipico davvero di una persona seduta, questo che vedete che vi dicevo, no? Dell'affresco. Mentre invece in questo, che sembra un'icona bizantina, no, perché è tutto sì, ricco di pieghe, perché si sa che ci sono le pieghe, ma è troppo ricco. Ecco, una cosa che riesco a dire, vedete che ci sono si chiamano lumeggiature, cioè questo aspetto chiaro sullo scuro, ricorda un po' quello che è l'influenza di Coppo di Marco Valdo, che arriverà fra poco, su Cimabue. Per quanto riguarda proprio queste linee che sono oro, e quindi viene chiamato anche agemina, geminato, ed è un modo per far risaltare il volume. E allora lui, per far risaltare il tutto,
costruisce tante pieghe, più del dovuto, una quasi barocca, e non molto realistica, ma stilizzata, no? Che però è tipica dell'aspetto bizantino, ma non così ricco. Lo stile bizantino ha sì le pieghe del trappeggio, ma non numerose e non così elaborate come le sta facendo lui. Invece Giotto cosa fa? Fa le pieghe, ma le fa realisticamente secondo come si dispone il drappo, no? Quando è piegato. Quindi le fa più naturalistiche, più realistiche. Allora, questo abbiamo visto San Giovanni e questo chi è? Ecco, questo è un mosaico. Cristo sul trono, poi c'è la Madonna e San Giovanni. Questa è un'opera del 1301-1302 e si sa con precisione perché fino al 19 febbraio 1302 c'è un documento che dice che Cimabue ha completato la figura che sta qui alla sinistra del Cristo, no? Che è San Giovanni. Quindi vuol dire che il Cristo e questa parte qui che è la Madonna, per quanto impostate, non sono state rese complete, no? E poi, dopo il 19 marzo, c'è uno scritto che parla degli eredi di Cimabue. Quindi, Cimabue tra il 19 febbraio del 1302 e il 19 marzo del 1302. Uno di quei giorni lì muore. E quindi questa è l'ultima opera, oltretutto documentata, anzi è l'unica opera documentata che si sa che lui ha fatto questa. Ora, questa è la cupola, no? Della chiesa. Sì, siete curiosi di sapere dov'è questa chiesa. Io questi aspetti li ho curati meno, È il quindi. Duomo di Pisa. Ah, perfetto, a Pisa. Sì. Eh sì, l'avevo scritto qui sopra, o no? No, non l'ho scritto. Quindi, vabbè, la prossima volta per gli altri me lo scrivo così ve lo dico, se no lo perdo. Ma dicevo, è di una magnificenza la potestà divina che è incredibile, tutto il lavoro che è stato fatto. Questo lavoro viene completato 20 anni dopo la morte, quasi, cioè nel 1321. Da un pittore di Arezzo che vabbè, insomma, si chiamava sì, Cennino, forse qualcosa così. Però non è un dipinto, è un mosaico. Ricordiamo. Qui vediamo proprio San Giovanni. Quella parte e quindi questa è opera documentata di Cimabue. E anche qui vedete la ricchezza del drappeggio. Che è un po' più realistico degli altri, però anche lui è abbastanza stilizzato. Ok, arriviamo a Co Coppo di Marcovaldo. Ecco, Coppo di Marcovaldo è interessante perché di lui si sa, sono documentate di più i dati biografici. Si sa che è nato a Firenze nel 1225, circa sempre, e che è morto circa nel 1276. È stata una delle figure più eminenti come pittore, prima di Cimabue, no? Ed era anche il pittore più importante a Firenze, ed è uno dei pochi di cui si conosce il nome. E anche, vabbè, no, chi la firmava era Giunta Pisano. Quindi a volte viene considerato uno dei maestri di Cimabue, oppure uno a cui lui si è ispirato. Lui ha operato prima del 1260 e ha fatto delle opere, no? Però di cui c'è una che è rimasta, ed è a un paese che si chiama San Casciano. Il San Michele Arcangelo, ed è una tavola, che probabilmente è stata fatta tra il 1255 e il 1260. Poi cosa succede nel 1260? Siamo durante il 200, ovviamente, c'è tutto lo scontro tra
per adesso politico tra le parti guelfe e le parti ghibelline, dico per adesso, ma che continua quella che era stata la lotta delle investiture, cioè chi doveva avere il predominio per indicare e per eleggere i vescovi, cioè no, per indicare i candidati vescovi, l'imperatore o il papa, no? Quindi quella era la lotta dell'investitura. Da lì nasce poi la bipartizione di tutto il mondo medievale in guelfi e ghibellini, che per gli interessi che aveva Firenze, per la storia diciamo, dei prestiti sia ai re e monarchi sia alla Chiesa, diventa una lotta tra Siena e Firenze. Nel 1260 c'è uno scontro a Montaperti, in cui i senesi battono, cioè sconfiggono i fiorentini, ma è una sconfitta enorme, atroce, perché muoiono più di 10.000 persone, c'è uno scontro tremendo. Anche la cosa è strana perché i fiorentini erano superiori di numero, quindi avrebbero dovuto vincere. Però ci sono state durante questa battaglia sono stati dei cambiamenti di fronte che ha reso difficile comunicare all'interno delle varie truppe, quindi sono rimasti sguarniti e sono stati sbaragliati da una carica di cavalieri tedeschi che erano stati forniti da Federico II a loro, come si chiamano? Ai senesi. Ora, tutti questi morti, poi un numero altrettanto di feriti e 15.000 prigionieri. Tra questi 15.000 prigionieri, negli elenchi che i senesi hanno redatto, no? Perché è una cosa che tutti non tengono conto, perché siamo abituati adesso ai prigionieri, la Convenzione di Ginevra, ma appunto la Convenzione di Ginevra è moderna, a quel tempo non c'era, quindi se uno veniva preso prigioniero, veniva o ucciso, ho tenuto in vita perché? Perché poteva pagare il riscatto. E quindi succedeva questo, c'era ovviamente una discriminazione. Se era era un combattente di bassa forza, di bassa leva, dai vestiti e tutto, siccome era ovvio che non poteva pagare nessun riscatto, veniva ucciso. Se c'era vestito bene, con un'armatura bella, un cavallo, allora gli si chiedeva chi era. E se poteva pagare un riscatto. L'altro, se diceva di sì, ovviamente doveva mantenere, no? E allora lo prendevano prigioniero. Quindi questi 15.000 prigionieri erano quelli che potevano pagare il riscatto e sono stati tenuti. Tra questi c'è Coppo di Marcovaldo, il quale viene riconosciuto come uno dei migliori pittori che c'erano a Firenze, e il pagamento del riscatto consiste nel fatto che lui si impegna a dipingere una grande maestà per loro. Ed ecco quindi per loro senesi e in particolare per una confraternita che venivano chiamati i Serviti, per cui questa maestà era una tavola che poi è destinata alla chiesa di Santa Maria dei Servi, dove è ancora lì. Oltretutto questa è un'opera bella grande, nel senso che 120 127 centimetri per 220, no? Quindi anche per l'epoca era una tavola enorme, cioè quasi 1,5 m per 2 m e rotti, diciamo, 2,20 m. Ma i serviti, mi ricordo male o sono sempre i servi di Maria? Io non so approfondirmi chi sono questi servi, però Santa Maria dei Servi, e Sì, i quindi servi questi di Maria, sì, i sono i serviti serviti, sono questo questa c'è. confraternita, che però Sì. non sono andato a guardare chi fossero. Però sono loro, servi di Maria. Che voglio dire? Per questo, nei secoli, si è pensato che lui fosse della scuola senese, invece lui è fiorentino. Quindi. E cosa ha fatto Coppo di Marcovaldo? Nel 1260 alla battaglia di Montaperti, durante quest'anno, 1261, ha lavorato e consegna la tavola. E la tavola è quest'opera qui, che ha dell'incredibile. Immagino che ve ne accorgiate anche voi di per sé. Naturalmente lui era, come stile, era appunto uno stile bizantino anche lui, no?
però con delle particolarità. E le particolarità sono proprio queste lumeggiature fatte con l'oro per quanto riguarda, vedete, le pieghe della veste, no? Della Madonna. E in questo modo introduce un elemento di chiaroscuro, dove non ci sono queste lumeggiature, c'è tutto nero, e quindi il corpo della Madonna piglia consistenza, diventa proprio un corpo tridimensionale, no? Ed è un'opera particolare. Poi a noi qui piace questo aspetto qua del viso, a guardare, però questi aspetti che stiamo vedendo non sono suoi, perché ci ha lavorato dopo, secondo lo stile di Duccio di Buoninsegna, che è uno degli allievi di Cimabue, dopo vuol dire parecchio tempo dopo, sono intervenuti facendo questo sfumato. Ora, al tempo di Coppa di Marcovaldo, lo sfumato c'era, ma lui non lo usava. Lui usava questa tecnica di lumeggiatura con queste linee, con queste striature, che poi anche Cimabue riprende, no? Come vi ho detto. E allora uno dice, come si fa a sapere che è successo questo? Se si analizza, l'hanno fatto ai raggi X, ci si accorge che sotto c'è la pennellatura di Coppa di Marcovaldo, no? Che si può studiare. E lui non fa lo sfumato. Per fare lo sfumato bisogna fare con un pennellino piccolo, fare tutte queste cose qua, no? Invece lui dava con un pennello più grosso dei tratti. Inoltre, quello che si... Beh, qui non si vede più tanto bene, un attimo che ingrandisco, ma le aureole... Le vedete che si possono notare, anche queste sono state rielaborate secondo lo stile senese da questi vari interventi, no? E lui invece aveva fatto un'aureola più di stile bizantino e ai raggi X si nota. Poi vedete anche la veste del bambino rossa per indicare la passione. Poi questa fascia straordinaria, questa fascia e poi questi, come si chiama? Questa coperta su cui viene tenuto il bambino, sono i segni riconoscibili della confraternita servita, no? Perché usavano fasciarsi i vestiti in questo modo qua e usare una coperta così, insomma, queste cose qua. Comunque è di una freschezza il tutto. Ecco, la cosa bizantina sì, ma con un'umanizzazione. La Madonna che tiene il piede del bambino, cosa che nelle icone bizantine mai succede, no? Ognuno fa il suo ruolo e è finita lì, diciamo. In più, il bambino che ha è il bambino divino, diciamo, che benedice il mondo con questa mano. Ma sta guardando la Madonna in un modo come fanno i bambini, no? Cioè con molto affetto, no? E la Madonna è reclinata verso il bambino, ma che guarda noi per assicurare. E quindi il gesto di tenere il piede è affettuoso, ma allo stesso tempo il gesto della mano è ancora quel lodo getra, cioè quel segnare che è la via alla salvezza è rappresentata dal bambino e quindi lei diventa una mediatrice di questa via, no? Ecco perché lo sguardo dritto nella stante per dire io posso assicurarti di far arrivare le tue intenzioni a... La ricchezza delle vesti, la ricchezza del trono, la ricchezza delle calzature, vedete? Ci sono le calzature, quindi ben calzate ed è una cosa invece notevole. Il bambino ha piedi scalzi, piedi nudi del bambino, che certo i bambini lo sono, però in modo, diciamo, con pudore venivano sempre in qualche modo coperti da lembi. E invece qui sono proprio messe in risalto sia le braccine nude che i piedi. No? Come? Non ho capito. Mi domando Sì. se quello che noi vediamo oggi è già frutto di un restauro o se invece un restauro ci restituirebbe un'immagine più precisa, più nitida, anche per le valutazioni che facevi tu di carattere tecnico. Beh, aspetta, no, no, questo non è stato... Cioè, allora, ci sono stati gli interventi.
che però sono avvenuti dopo, verso il 1300, nella prima metà del 1300, diciamo, no? No, no, io parlo di un restauro perché vedo che lo sfondo, per esempio, è abbastanza rovinatino in Ma diverse ridotto, parti. diciamo. E vabbè, il restauro. No, che io Più che sappia. restauro, quindi una rifinitura, ecco. Mi sembra un dipinto in condizioni non meravigliose dal punto di vista della conservazione, però magari è un'impressione mia, poi di ristauro. Beh, ma questa tavola qui è ancora lì, quindi questa è come si presenta e non credo che l'abbiano più toccata né data agli Uffizi per fare restauri, no? Perché è rimasta così. Quindi, sì. L'unica cosa che vi dicevo è questo aspetto dello sfumato che si capisce che Sì, non ho è roba capito sua. benissimo. Questa viene chiamata la Madonna del Bordone. Il bordone è quel bastone che usano i pellegrini per accompagnarsi quando fanno il pellegrinaggio verso i luoghi santi, no? Qualunque siano questi luoghi santi. E anzi, una curiosità, da lì prende nome una tecnica di intavolatura della musica che si chiama musica, che il bordone, no? Cioè il bordone nella musica è un accompagnamento, perché quando il pellegrino cammina col bordone, lascia le orme dei piedi e a fianco c'è il punto battuto del bordone che fa parecchio spazio, no? Cioè per dire uno fa due o tre passi e poi si incontra dove viene poggiato il bordone, no? Perché non è a ogni passo che uno lo poggia, cioè fa in tempo a fare tre passi prima di lasciare quello che era dietro, sollevarlo e mandarlo avanti. E allora questa traccia, Ma quindi, ma, mi scusi, ma il bordone sarebbe un bastone? Il bordone è un bastone? Ah, ho capito giusto. Sì, è un bastone grosso, anche rozzo, nodoso, che grosso vuol dire alto rispetto alla persona, che serve al pellegrino per appoggiarsi durante il viaggio. No? Ma E scusa, stavo non ho dicendo, un sentito il attimo, perché. stavo dicendo che il bordone è anche una tecnica di intavolatura, cioè di scrittura della tavola dove si mette la musica, no? Da cui ci sono i pentagrammi, no? Perché l'accompagnamento aveva delle note scritte in grosso che duravano tutta la battuta e quindi sembravano le tracce del bordone. Allora è stata chiamata bordone. L'accompagnamento, dico. Tu dici dove si vede il bordone? Ma no, questa è la meta finale, quindi voglio dire, è la chiesa del bordone, cioè è la chiesa che era dedicata ai pellegrini. La chiesa di Santa Maria dei Servi era dedicata ai pellegrini, quindi era chiamata anche del Bordone, e Ah, quindi quindi la questa tavola prende il nome dalla è chiesa. la Madonna, si chiama Madonna del Bordone. Appunto, per quello che non sospetterebbe di vedere il bordone che non c'è, ma se è il nome della chiesa allora è tutto No, chiaro. la chiesa si chiama Santa Maria dei Servi. Quindi la Madonna di Santa Maria dei Servi o Madonna del Bordone, volgarmente detta dal popolo, no? Mi sbaglio o il bordone sarebbe l'antecedente del basso continuo? Che sto dicendo? Quello detto, no? Da lì viene poi il basso continuo. No, non l'avrei detto, L'accompagnamento. non l'avrei pensato. Ah, non l'ho detto. E beh, vabbè. No, l'ho detto, l'accompagnamento. Poi non sono andato avanti a parlare del contrappunto. E cosa faccio sulla musica? Vabbè. Allora, interagite, perché senza interazione. Però io non conosco questo Po' di Marcovallo, per cui posso dire poco, Beh, no, un cioè momento, le sorprese. sono io che devo dire sul Coppo di Marco Valdo. Voi semmai dovete fare domande su una cosa che vi sembra nuova, no? Giustamente. Beh, sì, però è esistito, eh. Oltretutto, lui ha avuto un figlio che si chiamava Salerno e con lui ha fatto anche altre opere, però. Ecco, dobbiamo immaginare che di opere ne ha fatte tante, ma non sono rimaste purtroppo, perché al tempo uno doveva, se era bravo e campava con la sua arte, doveva farne tante di opere. Però l'Italia è stata così ricca
sia in questa situazione pre-rinascimentale che con il Rinascimento, che veramente è stato da un lato difficile, dall'altro l'ignavia di tutti i popoli successivi italiani che non hanno curato molto il patrimonio, ha fatto perdere un sacco di roba. Se andate a vedere il Battistero di Firenze, troverete dei mosaici. In questi mosaici c'è il giudizio universale, in particolare l'inferno. È Coppo di Marco Valdo che fa queste cose. E adesso vi faccio vedere una immagine. Allora, faccio vedere questa immagine. No, cosa ho fatto? Perché siccome il Battistero di Firenze è dedicato a chi è più? A San Giovanni, no? Giusto? San Giovanni Battista è il patrono di Firenze, no? Giusto? Sì, è giusto. Ecco. E allora c'è un piccolo legame da mettere insieme. Qual è questo legame? Allora, ecco qua. Il legame è chi è particolarmente devoto a San Giovanni? Dante, Dante Alighieri. Tant'è vero che nella Divina Commedia a un certo punto dice il mio bel San Giovanni in un verso, no? E parla del Battistero, quindi esisteva. E allora lui, da giovane, ecco, un'altra abitudine. Adesso non si può più perché Covid o mica Covid, se uno va non trova l'acqua e non può. Cosa si faceva? Mettendo la mano nell'acqua ci si bagnava la fronte, non so cosa. E Ah, il segno della croce. beh, non si, ci si bagnava la fronte. Ecco, con l'acqua benedetta, no? E quello, come dire, era anche un fonte battesimale o no? Sì. Diciamo. Sì, in certe chiese quando era sufficientemente grande, sì. Ma non tanto grande, però invece nel Medioevo la parte del battesimale, invece di essere tipo una colonnetta con sopra la coppa e il bacino e dentro l'acqua, era una cosa che era una conca a pian terreno, diciamo, per cui uno poteva scivolarci dentro e caderci, e se ci cadi di testa l'acqua alta 20, 30, 40 centimetri, uno ci poteva annegare. Ecco, Dante aveva salvato uno che era caduto dentro al battistero di Firenze, no? E lo dice anche, lo racconta che l'aveva salvato. Questo vuol dire che Dante frequentava il battistero, cioè, certo, voglio dire, non ogni giorno, però ogni domenica andavano a messa, poi al battistero, cioè la chiesa da un lato e vedeva questi mosaici da piccolo e quindi l'hanno ispirato, perché questo è l'inferno, vedete, questo è Lucifero che si sta mangiando chi? Dovrebbe mangiarsi Caino. Beh, poi Dante lo fa con tre teste, anche qui ci sono tre teste veramente, solo che sono dalle orecchie gli escono fuori dei serpenti che mangiano gli altri, no? Erano tre, cioè c'era Caino perché, per la religione, quello per la politica che era Cassio e l'altro, non ricordo più, comunque per i tre livelli allora venivano maciullati in questo modo. Quindi questo gli ricorda tantissimo la situazione dell'inferno a Dante, no? Lo vedete? Ed è stata una fonte di ispirazione. D'altra Ma parte, fa sì, prego. pensare quasi a all'uomo dormito, quel dipinto, no? Eh beh, un C'è momento. un dipinto dove c'è tutto l'inferno, eccetera, nell'uomo dormito. Adesso mi sfugge l'artista. Comunque mi ha ricordato quello. Sì, perché era, diciamo, ogni chiesa penso che si accaparrasse i bravi per fargli cose di questo tipo, no? Quindi sì, non so, quello di Orvieto non ho presente perché dentro non ci sono potuto entrare, visto da fuori. Però penso di sì, cioè tutte le. Ma anche qui al Duomo. Allora, adesso io non c'entro più al Duomo perché bisogna fare la fila o anche pagare il biglietto. Ma una volta era facile entrarci, libero.
allora se uno va fino all'altare in fondo, alla sinistra c'è una cosa di che metallo, forse bronzo, non so, un treppiedi, l'avete mai visto? È un treppiedi con rappresentato Lucifero, con tutto, per cui c'è il paradiso che è tutto il Duomo su in cima con tutti i santi e l'inferno che è giù. Non so se l'avete mai notato questo aspetto. Ma per voi è facile entrare nel Duomo? Adesso? Se per caso vi... Qualche anno fa era come una chiesa qualsiasi, si entrava e così. Adesso è diventato un luogo quasi museale. Beh, no, non museale, perché il museo anche non c'entra. Non so che cos'è, è diventata una cosa turistica Sì, turistica, per sì, farsi i è soldi. questo il senso. Non so chi se No, ne ma faccia. entrando dalla parte destra, cioè è limitata la visuale, però puoi entrare dicendo che vai per pregare, non per vedere il Certo, luogo. però, Così puoi entrare, però uno ma non puoi vedere tutto, non puoi non puoi vedere visitare, tutto qui. Comunque gli artisti maggiori di Orvieto sono andato a vedere, sono Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Luca Signorelli. Sì, e quindi non siamo, però non siamo adesso, siamo dopo il 300, Dopo, certo, però c'è questa immagine. questa è un po' più primitiva rispetto a quello che c'è là, no? Ma un inferno nel Duomo di Orvieto, io questo non me lo ricordo proprio. Vabbè, adesso non becchiamoci questo fatto. Questo è il battistero di San Giovanni a Firenze, Coppo di Marco Valdo, il giudizio universale. Guardiamo questo. E se no mi fate perdere tutta la linea che sto cercando di dire. No, volevo vederla più in grande, ma sì. Ecco, sì, si può. Adesso i vari dettagli. I vari dettagli sono difficili da individuare, tutto quello che uno vorrebbe raccontare, però ce ne sono a bizzeffe. Metamorfosi, una persona che diventa una rana, che viene mangiato da un coccodrillo. Cioè, tutte le rappresentazioni che poi alla fine ha fatto Dante nella Divina Commedia dell'Inferno, più o meno qui ci sono, perché lì quando siamo Gianni Schicchi, mi ricordo che ci sono proprio dei serpenti che mangiano la persona, qui ci è stesso modo. E cosa volevo dire? Perché sto facendo vedere questo? Perché questi aspetti colpivano le persone già allora, no? Quindi figurarsi, colpire una persona sensibile come Dante, quindi è un imprinting fin da giovane. Ma la cosa ulteriore qual è? È che Dante si sapeva che, vabbè, buon Vesin dalla Riva o chi era, che era stato influenzato da certe opere medievali che facevano dei viaggi nell'aldilà sognati, no? I quali poi si viene a sapere che quelle cose scritte da questi, sono due, ma me ne sono ricordato uno solo, erano la riscrittura, prima in latino, poi no, in latino, la traduzione di opere arabe che parlano di queste cose. Quindi c'è il mondo arabo che molto si è sviluppato su sta roba. E il mondo arabo, per le immagini, prima del divieto di fare le immagini, perché non è che all'improvviso il mondo arabo da subito non fa le immagini, c'era un'attività di immagini prima. Vabbè, adesso non voglio fare la storia. E quindi queste hanno anche queste influenze qua. Quindi è doppia l'influenza su Dante, questa visiva che gli arriva tramite il Coppo di Marco Valdo e quella letteraria. Scusa, Dimmi. una piccola integrazione. C'è chi sostiene che la stessa struttura della Divina Commedia sia stata mutuata da un testo arabo poetico Sì, ma che Dante avrebbe letto alla Sorbona di Parigi. è quello che ho appena detto, perché non sono andato tanto nel dettaglio, ma è quello che ho detto. Però, Sì, ho detto una piccola integrazione. sì, sono d'accordo. E quindi? Cioè, No, suffragava la tua tesi della pluralità delle fonti. sì. Ma poi ovviamente elaborate dall'arte sua, perché vuol dire, è rimasta la Divina Commedia, rimane, le altre cose non tanto, no? Ok?
Beh, le metamorfosi, i personaggi che hanno come hai fatto vedere prima, le metamorfosi Ma si quello, ritrovano quasi tutti in Hieronymus Bosch nell'inferno che c'è all'Accademia di Venezia. sì. Ma infatti Geronimo Bosch, però siamo dopo il 400 anche Sì, ma l'avrà visto magari, cioè nel senso che è possibile anche che ci sia una. lì. Chi l'ha visto? Hieronymus Bosch può aver visto questo. Ah, sì, è una cosa. Tutto quello che veniva fatto in Italia era riportato con una corrispondenza settimanale, mensile se non settimanale, verso il nord, perché c'era il rapporto tra le varie città che facevano da la mercatura su e la zona di Firenze, e la zona dell'Italia, no? E poi le spezie viaggiavano tra Firenze, cioè vuol dire tra Venezia, Genova, Pisa e Firenze e andavano su. E inoltre poi c'è un riflesso anche nell'opera al nero della Jussa Nord, no? Che lì si vede proprio come a nord i fiorentini che facevano i mercanti ci stavano proprio, infatti uno dei personaggi sta lì, no? Per non dire che c'è poi il precedente letterario del grande testo poetico sulla metamorfosi. Sì, Ovidio, io stavo parlando di Ovidio, cioè pensavo Ovidio quando ho detto delle metamorfosi. Beh, infatti l'altra fonte di ispirazione è proprio le metamorfosi di Ovidio, no? Anzi, c'è proprio Dante stesso che alla fine dice: guarda se io non sono riuscito a fare come ha fatto lui o se l'ho superato, una cosa di questo tipo, no? Nascosta nei versi, quando racconta questa storia di Gianni Schicchi, no? Vabbè. Quindi vedete, se mi fate domande, vengono fuori un sacco di altre cose. Ecco, Della l'altro. storia di Gianni Schicchi, magari, già che ne ha parlato. Ho scoperto da poco che è legata a Dante, cioè, No, mi perché ero ripromessa di leggerla. è uno dei Perché tu pensavi all'opera lirica? Ah, sì. No, è uno dei personaggi, non so di che girone è, il girone dei. Cos'erano questi? No, i ladri? I ladri, penso, che quindi ci stiamo avvicinando verso i fraudolenti, no? O sotto i fraudolenti. Ma cosa vi racconti Gianni Schicchi? È un fiorentino che. No, ma vabbè, non deve andare verso Dante, deve andare verso di loro che sono. Senti, Dimmi. Orleo, al di là della modernità del soggetto, di questo diavolo che divora dalle tre bocche, a te non sembra che sia ci sia un tocco un po' più primitivistico rispetto alla Madonna che abbiamo visto prima? È un'impressione, eh? Però questo è più tardo, eh? Siamo nel 1270-74. Infatti, il punto è questo: non è un fatto di progressione lineare, per cui se uno ha fatto un'opera nel 1261 moderna, poi le altre opere devono essere ancora moderne, no? Cosa c'è di particolare? È che lì stava facendo un mosaico e stava seguendo i dettami di chi gli ha fatto la committenza, quindi deve per forza farlo in un modo che non ci mette del suo, ve l'ho detto, no? Infatti. Adesso l'ho tolta l'immagine, però ci sono i chiaroscuri fatti con i mosaici, che è una cosa sopraffina quella, no? Però la stilizzazione delle figure e il fatto che devono dare un senso di orrido per chi le guarda è mantenuta con lo stile bizantino, no? E quindi primitivo, come dici tu, sì. E poi il senso di primitivo non è primitivo come incapacità di fare le cose, ma come alieno. La cosa aliena, infatti, vabbè, ci sarebbe da approfondire la spazialità delle figure, no? E far capire come lo spazio non è lo spazio nostro, ma è lo spazio di significato di ogni figura, di ogni peccatore, di ogni punizione, no? E lì c'è da analizzare il contrappasso, però è difficile da analizzarlo e trovarlo perché ci sono delle immagini e non c'è nessuno che l'ha analizzato, no? Però sì. Il fatto di farlo in modo primitivo è legato proprio al fatto di rappresentare una cosa aliena. Quindi,
Avevamo già detto un'altra volta nel corso dell'altro Sì, è lì. incontro Sì. che il primitivo non è inerente all'abilità, Sì, ma allo stile, no? ma infatti. Ovviamente quello che pensavano i francesi, la Sì, scuola storica, sì. storico-critica francese che aveva bollato tutti quelli prima del Rinascimento con il primitivismo, no? Una Sì, stupidaggine infatti terribile, questo no? stesso discorso lo affronteremo quando facciamo la prossima che è sui fiamminghi, no? Che appunto la critica francese le chiama le primitif, fiamminghi primitivi, no? Ma questo primitivo, come lo dice la critica francese, come dici tu, Virgilio, ma in realtà dovrebbe essere inteso solo i primi, no? Di quell'opera lì. Ecco. Però il vero mutamento di paradigma l'ha dato Giotto. Ecco, sì, allora abbiamo E poche. queste sono, No, sono prima? aspetta, abbiamo poche opere di. No, ma questo è ancora prima di Cimabue, Sì. Coppa di Marco Aldo. Ma dicevo, Sì. Cimabue è lui che rompe e inserisce gli elementi gotici e quindi elementi di naturalismo. Poi Giotto cosa fa? Esplode. Cioè, si libera completamente da ogni legame e si butta in quella direzione. Però questo vuol dire che è un omaggio al maestro suo, da un lato, e non lo fa in contrapposizione al maestro, ma per continuare la sua opera. Ecco, era quello che volevo che si chiarisse, no? Anche perché in realtà è morto relativamente giovane Cimabue, a 62 anni, con un colpo, quindi stava facendo quell'opera lì, che quel mosaico. Sarebbe campato ancora. Giotto muore a 70 anni, lui a 62, quindi poteva campare ancora altri 8 anni, diciamo, se non di più. Per cui, e poteva fare quindi altre opere. E poi c'è un fatto: le persone nascono in un certo tempo, quindi non possono uscire fuori dal loro tempo, no? Però la ricerca che ha fatto Cimabue di tentare di uscire dagli schemi bizantini. Si riflette anche nella scelta che ha fatto di trovarsi l'allievo prediletto, perché se l'è trovato lui, l'ha individuato lui, non è che gli è arrivato per caso, non so se è chiaro. Quindi, voglio dire, se lui è stato attento da capire che un bambino, un ragazzetto di 10 anni, 12 anni che sta dipingendo su una roccia, andando dipingendo, con un pezzo di carbone, cioè. Ad avergli visto delle qualità promettenti, vuol dire che lui le stava cercando quelle qualità e le voleva per sé e anche per la persona a cui se avrebbe insegnato. Scusi, ma è documentata questo incontro o è una No, no, storia che si allora, tramanda? no, l'unica documentazione è nelle vite scritte dal Vasari che racconta sta roba. Però Vasari è abbastanza inesatto, no? Per cui lui ha ripreso una leggenda, ma una leggenda nel senso che si diceva a voce questa roba qui. Però è strano che si formi una leggenda come questa se non c'è qualche fondamento, no? Perché vuol dire che uno come fa a pensare, popolo, uno del popolo, come fa a pensare a raccontare la prima volta una cosa del genere se non c'è l'inizio? Quindi io sostengo che. Come si fa la critica? La critica giusta è documentazione ce n'è? No. Allora, la conseguenza qual è? Abbandoniamo quest'idea? No, non possiamo abbandonarla. Dobbiamo dare una valutazione, dire è vera al 30%, al 40%, al 50%, al 70%, dipende, no? E capire, e io sto parlando quindi non tenendo conto che c'è stata davvero una cosa che storicamente non è stata provata, ma che deve essere abbastanza verosimile che. Un maestro eccelso come Cimabue cerca allievi a tutti i costi, perché sa che la sua opera continua se ha degli allievi adeguati, no? E quindi questo mi rende ancora più verosimile, diciamo, l'incontro con Giotto bambino, no? Infatti è una bella allusione al criterio della continuità, che si contrappone a quello della discontinuità, per cui la critica oscilla sempre un po' tra questi due poli, Eh no? sì, eh sì, è certo, perché da un lato la critica dice devo essere scientifico, va bene, ma non devi essere arido per il fatto che ti mancano le prove, o non hai cercato abbastanza, da un lato, oppure è difficile trovarle perché, ma in qualche modo, voglio dire,
Allora, basta mettere il cartello, non abbiamo le prove per questo fatto. Quindi ognuno poi se lo gestisce come vuole. No? Quindi, cioè, come posso rispondere? Non c'è una documentazione certa. E come si chiama? Come si chiama lui? Quello che scrive, Giorgio Vasari, vive dopo, verso il Rinascimento barocco, no? Quindi verso il Cinquecento, così. Per cui anche lui, diciamo, è molto distante da quei fatti. Ed è più distante lui da quei fatti di noi, perché lui, nell'antichità, non dico quella romana, nell'antichità medievale, per riuscire ad avere informazioni ci si doveva basare sul fatto che una voce era riportata e poca documentazione, non c'era il criterio di andare a valutare, di cercare reperti archeologici, cercare la sfragistica, cioè andare a leggere documenti e capire se questi documenti danno un'idea di queste cose qua. Infatti adesso a livello moderno la si racconta, la si attribuisce tutta al Vasari e poi non se ne tiene conto. E si dice, ma probabilmente è stata la famiglia che ha portato il bambino da Cimabue. E io dico, se fosse così, quanto lungimirante poteva essere questa famiglia che era una famiglia che stava discretamente, aveva dei poteri, aveva... No, il padre forse faceva il macellaio, insomma, aveva delle attività e quindi come poteva avere la sensibilità di capire che il figlio poteva diventare un grande pittore? Mi sembra un po' strano che sia... Non era solo i quattrini per pagare la retta al maestro. Infatti, questo è il punto. Mentre invece se arriva il maestro accompagnando il bambino perché l'ha visto fare, gli dice guardate, lui è, se me lo date, è diversa la cosa, no? Perché a quel punto diventa una richiesta del maestro. Probabilmente basta soltanto assicurare il vitto e l'alloggio al ragazzo e quindi la famiglia non ha costi enormi, no? Cioè non deve pagare il maestro perché lo istruisca, è lui che ha voluto farlo. È chiaro cosa voglio dire. Per quanto riguarda il Vasari, per quante critiche gli si possono rivolgere, proviamo a Se immaginare non ci fosse stato. la storia dell'arte senza le vite del Vasari. Non si poteva avere niente. Quindi no, ma io infatti non sto criticando. No, infatti non sono del tipo anglosassone che dice ah, se non vedo certificato dal notaio che questa roba qui è, non la riporto. Cioè è una protezione inutile perché le persone a cui uno parla sono adulte, quindi si dice guardate, qui arriviamo con questa certezza, qui con meno, fine. Cosa bisogna fare di più? Poi ognuno può sognare come vuole. Io, per esempio, me lo rappresento benissimo questo incontro. Lo vedo continuamente, diciamo. Ok. Non avete voglia di farmi domande, per stimolare le cose. Vabbè, Non è problema, stiamo chiacchierando da esatto. mezz'ora. Rimuginate ancora, faccio una pausa di 2 minuti e poi vediamo se mi arrivano domande interessanti. No, no, interessanti. Ah, volevo dire una cosa, visto che c'è la pausa. Il battesimo per immersione, come raccontano le sacre storie, a parte che è testimoniato nella vita di Gesù, ma poi ha avuto una lunga pratica, per cui la conca di immersione nelle chiese paleocristiane e pre-medievali era abbastanza diffusa. Ma quando si comincia a cercare un po' di bagna nella testa? Ci crediamo, mio figlio. Come? Ci crediamo, anche perché ci sono delle chiese che ancora hanno questa vasca. Esatto. Ma io sono Manuela, sono moglie di Virgilio. Io così la butto lì, mi è venuta per trascinamento il desiderio di sapere quando si è cominciato a bagnare solo la testina, non immergere il bambino. E quando hanno connesso, per esempio, il fatto che il fonte battesimale fosse
contribuisse alla diffusione delle epidemie. Vabbè, ma allora anche l'acqua santiera, anche quello può essere un veicolo di come si dice, di... Vedi adesso col Covid, no? No, nessuno va più lì a pucciare la manina così. No, così anche per attualizzare, perché ho sempre avuto da bambina, mi mandavano per forza in chiesa, almeno una volta all'anno mio padre diceva puoi andare a comunicarti, una volta all'anno, e però io avevo un po' di... così non mi andava di farmi il cosiddetto segno della croce cacciando dentro nella passantiera la mano, perché... Mi faceva un po' senso, quell'acqua lì chissà com'era sporca, Capri. Vabbè, comunque, altro parentesi. A me il computer, quando attivo l'immagine, mi dice che mi si rallenterà la velocità del collegamento. A voi no? Sì, lo fa con tutti, cioè ti avverte di questa cosa, però se ti si rallenta tantissimo, che hai dei problemi, cioè che poi il parlato ti resta troppo distante dall'immagine, cioè se no fregatene. No, siccome io sono un cittadino obbediente, pensavo... Non sei Novax. Pensavo... Di avere un atteggiamento discreto, cioè non metto l'immagine così non rallento che gli altri, ma volevo sapere da voi se si rallenta o no, ecco, tutto lì. No, non si rallenta un granché, poi se si dovesse rallentare molto lo dice Orleo, questi piattaforme Google Meet dovrebbero supportare addirittura anche 80-90 persone. Però io ho notato che nelle riunioni affollate Meet non lo usa nessuno. Sì, usano altre piattaforme, però diciamo che nella misura nostra di Universali è più che sufficiente. Ah, sì. Zoom, utilizzano Zoom. Esatto. Anche la scuola usa Zoom. Quindi Virgilio, la cripta di San Giovanni in Conca lì a Missori è probabilmente del 1100, 1200, in quel periodo lì? Sì. Lì è rimasto proprio il nome addirittura. Sì. A meno che non alluda a una conca di tipo canalizio, cioè una cosa legata... a una rete idrica, non lo so. Però mi sembra che risalga al 1100, 1200, quindi a quel ante... Sì, però quello che mi domando è se allude alla conca battesimale o se allude invece al fatto che la chiesa era in una conca. Non lo so. No. È la conca battesimale di cui parla Dante, no? E oltretutto di San Giovanni in Conca in Piazza Missori. La cripta in San Giovanni in Conca. Ah sì, qui a Milano però. Sì. No, scusa, io pensavo parlaste del Battistero di Firenze. No, volevo sapere. C'è anche la Conca Falada, ossia era un modo per definire anche una località proprio. Certo. Sì, ma la Conca Falada non ho presente cos'è, però mi viene in mente dalle parole che fosse una conca perché così ci passava l'acqua. E lì, in questa cosa discesa, in questo pendio, ci fallavano le stoffe, perché bagnate e battute ripetutamente diventavano poi tipo il fustagno, oppure proprio le stoffe fatte di lana, era una tecnica medievale che la facevano. Quindi Fallada mi ricorda questo. Da quindi una località, una città. Sì, un posto dove ci lavoravano in questo modo qui. Era il dubbio di cui parlavamo prima con Paola. Se era riferito alla conca battesimale o se era riferito a una particolare conformazione del terreno. Ma cosa, il San Giovanni in Conca o cosa? Sì, San Giovanni in Conca, Piazza Missori, la cripta.
che è del 1100-1200, quel sì, periodo sì, lì, sì. Per cui pensavo avesse un collegamento. Beh, ricordiamoci che noi non vediamo più Milano come Venezia perché sono stati tutti coperti, ma c'erano i canali a Milano, eh? Quindi lì la conca, arrivavano le barche dai navigli fin lì, fino al Duomo. Perché in Duomo tutti i marmi sono stati portati da barconi che arrivavano fino alla piazza Duomo, eh? E quindi San Giovanni. Sì, sì, ma certo, il laghetto, il post laghetto, tutto quanto. Però i navigli, come li intendiamo noi, sono di epoca posteriore. Vabbè, io li ho chiamati i navigli per ricordare cosa sono. Sì, però c'erano i canali. Vista la quantità d'acqua che c'era nella Val Padana, è possibile che ci fossero già delle canalizzazioni, no? Sì, sì, ma infatti dico, se noi fossimo stati a quel tempo a Milano, avremmo scambiato per Venezia. Questo è il punto. Perché c'erano proprio questi canali navigabili da barche piccole, comunque per trasportare merci. Io ho una collezione di libri editi dal comune sui navigli. Sì, però. Allora, continuiamo un pochino. Cosa ho ancora in mente da raccontarvi? Ecco, Margarittone d'Arezzo. E chi è questo qui? Chi è questo? Da chi era costui? Esatto. In realtà lui era Margarito e viene citato anche da chi viene citato? Vabbè, insomma, è stato chiamato Margaritone, però vabbè, non si chiama Margarito. È nato più o meno nel 1240, quindi è un contemporaneo, cioè un coetaneo del nostro di Cimabue, e muore intorno al 1290. Pittore, scultore, architetto, tra i massimi esponenti della pittura di Arezzo, no? E perché viene citato? Perché il confronto tra Coppo e Margaritone è stato un elemento utile come si chiama, per lui, per Cimabue. No? Ha fatto diverse Madonne, la Madonna col Bambino ad Arezzo, che questa però, siccome è prima, è proprio un'opera che sembra una cosa bizantina. No? Un attimo che vi faccio vedere le immagini. Cosa è successo? No, mi si è bloccato a me il sistema. Cosa è successo? Quello è il punto, si è bloccato tutto. C'è la condivisione. Stavo prima prendendo la figura e si è bloccato, non so perché. Infatti, non si vede. Infatti anche a me non funziona più. Vabbè, calma, che devo sbloccarlo da qui. Non da voi, non è per voi, è per me. Però non so perché sto facendo. Vediamo un po' se sto facendo così. Niente, no? Ho attivato un programma che taglia le figure. Mi sentite, vero? Sì, sì. Sì, sì, bene. E non riesco più a uscire. Vedo tutti, ma non la condivisione. No, non ho ancora fatto partire la condivisione. Perché non ho fatto partire niente. C'è un programma che se... vabbè, non so come bloccarlo. Adesso vediamo un po' se lo blocco così. Allora, e dovrò chiudere qualcosa, ma non so cosa. Ah, eccolo qui, lo schermo. Guarda che roba. Niente, non mi dà il controllo. L'unica cosa è che io devo chiudere, voi rimanete e rientro a fare il collegamento, ok? Sì.
Va bene, quindi cioè bene. Sì, però no, se riesco a uscire, perché vabbè, che roba.